feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Benvenuti alla terza puntata di In Cronache Mondiali. In studio Gianluca Cedolin e Irene Moretti. Ciao Gianluca. Ciao Irene. Allora, siamo carichi, domani iniziano i mondiali e anche se noi non ci saremo, siamo pronti a seguire tutta la rassegna di Russia 2018. Tra l'altro so che tu invece sei molto contenta perché un'altra nazionale è riuscita ad arrivare ai mondiali. Sono felicissima, Gianluca, perché con la vittoria di 3-0 sul Portogallo la nazionale femminile ha centrato una qualificazione mondiale che per le azzurre mancava da ben 19 anni, quindi per Francia 2019 sapremo finalmente per chi tifare e cosa tifare. E almeno voi ce l'avete fatta, mentre io ricordo ancora il 13 novembre quando ero a San Siro e non riuscimmo a segnare neanche un gol contro la Svezia e fummo rimandati a casa. Bando alle ciance, lascio a te l'introduzione della gara inaugurale. L'appuntamento è per giovedì. Domani alle ore 14 allo stadio Luzhinskij, casa del CSKA Mosca e dello Spartak Mosca, casa della nazionale di calcio della Russia, e sarà intanto una cerimonia d'apertura caratterizzata da una parata di stelle non solo sportive ma anche e soprattutto della musica, con non solo un atlantesissimo ritorno di Robbie Williams sulla scena internazionale dopo le dichiarazioni di qualche anno fa contrario alla Russia, è stato invece richiamato a cantare sul palco della cerimonia d'apertura. Accanto a Robbie Williams ci sarà un certo Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo, 15 gol nella storia del mondiale, 8 gol nel mondiale del 2002 giocato in Corea. Quello con la mezzaluna. Quello sì, era il mondiale delle capigliature improbabili. In ufficiale sarà di Will Smith con Nicky Jam e Era Istresi e anche Colors di Jason Derulo, una sorta di inno non ufficiale che inneggia la fratellanza e i valori dello sport. E che credo sia la nostra sigla, se non sbaglio. Dovrebbe essere la nostra sigla, dovremmo fare questa verifica perché qualcuno decide la musica per noi, ma noi apprezziamo. Finché non è Despacito siamo tutti molto felici. Piccola apparizione farà anche Zabikava, la mascotte ufficiale, un lupo bianco, la cui traduzione significa colui che segna. Credo che la nazionale russa si stia cercando di attirare buoni auspici anche a partire dalla mascotte. Ma passiamo alla gara inaugurale fra i padroni di casa di Russia e l'Arabia Saudita. Partita imperdibile. Una partita imperdibile, almeno come, non so, un Iran-Costa Rica alle 2 di notte su qualche canale sudamericano. Comunque una partita dal risultato quanto mai incerto, in quanto stiamo parlando di due nazionali che al momento non possono contare su fortissime individualità, se non magari Golovin, che è stato recentemente accostato al calciomercato della Juve, e Al-Salawi per l'Arabia Saudita, che ha dalla sua parte l'aver segnato 16 gol in 15 partite per la qualificazione a questo mondiale. Si può dire che Al-Salawi è l'artefice della qualificazione dell'Arabia Saudita al mondiale di Russia 2018. È un po' come il Conte Catania Sala al calcetto con noi, quello del Master. Comunque, le altre partite, venerdì sera esordio di fuoco per il nostro Giorgio Zamorani, che come sapete rifiuta la sua cittadinanza italiana e ammette di tifare Portogallo. Ci sarà Portogallo-Spagna, Cristiano Ronaldo contro Iniesta, una partita bellissima, una rivincita peraltro dei mondiali 2010 quando la Spagna mandò a casa il Portogallo, se non sbaglio con un gol di David Villa. Poi sabato iniziano già subito i primi dilemmi, cosa si fa? Si va al mare o si resta a casa? Alle 12 abbiamo l'esordio della Francia con l'Australia, alle 15 l'Argentina con l'Islanda per poi proseguire con Perù, Danimarca e Croazia, Nigeria. Si può andare al mare con una radiolina e... Vecchio stile. E altrimenti poi domenica, altra bella partita alle 17, si sfideranno Germania e Messico e c'è Müller, che è il recordman di gol al mondiale in attività, contro il recordman di presenze in attività, Rafa Márquez, a pari merito con Mascherano dell'Argentina. Non mi chiedi perché ti farò durante questa partita. Ovviamente so che tu hai simpatie messicane. Ma una delle più grandi favole dei mondiali sarà senz'altro Panama. E il conte Giampaolo Cattaneo Sala, se è sopravvissuto al collasso dopo l'ultimo calcetto, ci racconta la genesi del miracolo. Grazie Cedo per la linea, parliamo dunque di Panama e della sua miracolosa qualificazione al Mondiale di Russia 2018, avvenuta il 10 ottobre,
al minuto 88 della partita contro la Costa Rica, Roman Torres ha infilato il portiere segnando il gol qualificazione. Una qualificazione miracolosa, visto che il movimento calcistico di Panama non è particolarmente sviluppato ed è un paese comunque conosciuto più per i grattacieli, i resort e gli hotel e anche i depositi di denaro da parte di tutto il mondo. Numerosi segreti internazionali infatti sono custoditi a Panama. E un movimento calcistico però che negli anni 80 si è sviluppato molto grazie all'ANAPROF, la nuova associazione footballistica di Panama, nata appunto negli anni 80, che può contare sulla presenza di 10 squadre e che dal 2007 conta su un campionato clausura e un campionato di apertura. Tuttavia la storia calcistica di Panama è anche legata ai colori italiani, alla nostra nazione, proprio visto che a fondare il club più importante, il Tauro, il club più importante di Panama, è stato un italiano, Giancarlo Gronchi, toscano, nato nel 1930 nella Valle dell'Arno con una passione sfrenata per la Juventus, che per importare le pelli si è prima diretto in Colombia negli anni 70 e poi alla fine degli anni 70 è arrivato a Panama, dove, visto che gli affari andavano molto bene, ha deciso di fondare il club, il Tauro Football Club, nel 1984, richiamando i colori di quelli che erano, quella che era la sua squadra del cuore, ovvero la Juventus, quindi il bianco e il nero. Quindi assieme ai figli Gianluca e Gianpaolo, come si chiama proprio come me, quindi sarà una persona sicuramente incredibile, è riuscito a portare avanti la sua passione per il calcio e dunque per la Juventus. Per ampliare l'importanza del progetto del calcio panamense, la federazione si è appoggiata anche a consulenze esterne, tre in particolare, quella di Vincent Candelà e Ivan Zamorano, che sono conosciuti ai tifosi di Roma e Inter per le grandi annate con la maglia giallorossa e quella nerazzurra, e soprattutto a Fabio Cordella, che è l'ex direttore sportivo dell'Honved di Budapest ed è un sorta di creativo del calcio. Sostanzialmente la sua vita adesso è fondata sul mettere sulle etichette dei vini i nomi dei calciatori famosi, e in Italia è stato riconosciuto qualche mese fa proprio a Perugia, dove ha inserito proprio il nome di Ronaldinho sull'etichetta di una bottiglia locale. Passiamo invece adesso a parlare di quella che è la squadra del Mondiale 2018 di Panama, una formazione dove quasi tutti i giocatori giocano in patria, dove diciamo il talento, come dicevo poco fa, manca abbastanza, ma che può comunque contare su quantomeno due giocatori che sicuramente faranno vedere di che pasta sono fatti. Il primo è Fidel Escobar, che è il laterale dello Sporting Lisbona, tanta velocità e paragonato da molti al grande talento Ezequiel Schelotto. E in attacco spazio invece a Gabriel Torres, che è attaccante del Losanna, che è autore della maggior parte dei gol delle qualificazioni di Panama. Beh, da Panama e da Giampaolo Cattaneo Sala è tutto. Irene e Gianluca, vi ripasso la linea. Grazie. Anche per questo mondiale vogliamo lanciare anche noi il nostro fantamondiale. Per la prima formazione diamo la linea a Gabriele Bonfiglioli, ma vogliamo fare una piccola specificazione. Chi di noi perderà questo fantamondiale da settembre sarà condannato a pulire ogni giorno il cuscinotto del Master. E io sono uno dei principali indiziati, visto che al fantacalcio sono arrivato molto male quest'anno in tutti i fantacalci in cui ho partecipato. Vediamo come ci stupirà Gabriele Gabu Bonfiglioli. Grazie Irene, in questa rubrica parlerò con voi di fantacalcio, anzi farò di più, vi sfiderò. Il gioco segue le regole del fantacalcio classico della Gazzetta, con i trequartisti, modificatore e bonus rete variegati per i vari ruoli. I più costosi all'interno della lista, con 45, sono il trio delle meraviglie Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Ecco allora la mia squadra, chiamata iPic, in onore delle disagiate mie compagne che lo usano come hashtag su Instagram. Uno spregiudicato 4-1-4-1 con in porta Neuer, listato incredibilmente a 2, e una buona riserva come Keylor Navas. Difesa verde-oro con Marcelo, Danilo e Thiago Silva, anche se solo in panchina, più Vermeulen e Jordi Alba. A centrocampo ho puntato non tanto sugli attesi Pogba, Eriksen o Dele Alli, ma su Paulinho, un nome che magari farà storcere il naso agli esperti pallonari da YouTube, ma che sul campo e soprattutto con la nazionale ha dimostrato di poter far male con 6 gol nella fase di qualificazione ai mondiali.
Dietro all'unica punta, il terminale offensivo della Germania, Timo Werner, che l'ho preferito per il suo costo inferiore rispetto ai grandi rivali Kane, Cavani e Lewandowski. Ho un poker di trequartisti, Mané, e attenzione al Senegal perché potrebbe essere la rivelazione del girone, Mario Mandzukic, che odio calcisticamente ma che a 17 era impossibile da perdere con tutta la Croazia che sarà pronta a servirlo, il talento purissimo di Mbappé e la stella Neymar, che ho preferito a Messi per via del girone più abbordabile del Brasile. Siete capaci di fare meglio di me? Non credo, però vi lancio la sfida. Segnalate sulla pagina Facebook di Incronaca le vostre formazioni e a fine mondiale a chi ci batterà regaleremo un'ospitata qui in studio con le presenze più belle della nostra redazione, me compreso ovviamente. Da Fanta Russia 2018 è tutto, ridò la parola ai miei colleghi. Oltre al fantacalcio ci sono le schedine pronte a rovinarci l'estate o a pagarci le vacanze a seconda di come andranno. Il nostro amico Giorgio Zamorani, grande appassionato di scommesse e che da quando ha smesso di fumare, tra l'altro, ha molti soldi da investire nelle bollette, ci dà le dritte per la prima giocata. Grazie Cedo, partiamo subito con la prima giornata interessante, venerdì 15, Egitto e Uruguay. Beh, partita a un giorno dalla fine del Ramadan con Momo Salah probabilmente fuori dagli 11 titolare, quindi l'Uruguay vincerà questa partita, ma non ci saranno molti gol, secondo me. Proseguiamo sempre venerdì 15 con l'altro girone, il girone B, Marocco-Iran e Portogallo-Spagna. Due partite che secondo me finiranno con un risultato simile, ovvero vincerà il Marocco di una rete sull'Iran, probabilmente un 1-0, e la Spagna sul Portogallo uguale, 2-1 secondo me finirà. Seconda giornata, sabato 16, due gironi e quattro partite. Partiamo da Francia-Australia, in cui i Bleu probabilmente riusciranno a portare a casa la vittoria e secondo me non subiranno neanche gol. Stesso girone, l'altra partita, Perù contro Danimarca. Raramente viene giocato questo risultato, ma secondo me è molto interessante, quindi un bel pareggio non ci sta male. E per finire le ultime due, Croazia-Nigeria, con, è vero, la Nigeria è una squadra molto interessante e suggestiva, ma secondo me non ha speranze contro la tattica e i singoli dei croati, tra cui spicca Mario Mandzukic, il preferito del nostro Gabbo, quindi secondo me la spunteranno gli europei, ma anche a sto giro non vedremo molti gol. E per finire, la bomba, Argentina-Islanda, Messi, Di Maria, tanti campioni, ma non ce la faranno. Secondo me steccano la prima e finirà con un pareggio. Mi raccomando, non seguite i miei consigli e a voi la linea. Per questa terza edizione è tutto, non ci resta che darvi appuntamento domani per chi si vorrà sintonizzare alla partita inaugurale e ci vediamo la prossima settimana, direi. Qui potete recuperare la seconda puntata di Cronache Mondiali. Spero di aver fatto giusto il segno questa volta, visto che l'altra volta era dall'altra parte. Un saluto a tutti. Buona visione e buono calcio. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning back.